Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Non è mancato leggere diversi post sulla pagina di Keyforge Italia di qualche nuovo forgiatore che chiedesse: conviene comprare il set per due giocatori di Keyforge? E se sì, qual è il migliore per iniziare a giocare? In questo video scopriremo quale dei quattro è il più utile per intraprendere il viaggio sul crogiolo e per farlo percorreremo a ritroso l'evoluzione dello starter in questi anni, così da avere un quadro più generale e chiaro di quale sia il loro contenuto e tutto ciò che ci serve sapere per forgiare la prima chiave. Andiamo a dargli un'occhiata. Gli starter kit di Keyforge nascono per dare la possibilità a due giocatori di iniziare a sfidarsi a sommi forgiate e quindi imparare il gioco partita dopo partita. Infatti il kit ha tutto quello che serve per iniziare un match a tutti gli effetti e quando dico tutto intendo, beh sì, quasi tutto, dato che in alcuni prodotti non troverete alcuni segnalini che potranno tornarvi utili. Ma andiamo più nel dettaglio. Contenuto. In Keyforge esistono tre tipologie di starter, quello del richiamo degli arconti, quello dell'era dell'ascensione e quelli delle due espansioni seguenti, mondi in collisione e il più recente, mutazione di massa. Ciò che accomuna ognuno di essi è la presenza di due mazzi unici appartenenti all'espansione di pertinenza, due poster playmat . Una guida rapida per iniziare a giocare . Sei chiavi di cartone e un segnavincoli con segnalino apposito per tenere traccia del malus. A differenza dei due starter di Il richiamo degli arconti e L'era dell'ascensione, i restanti set di Mondi in collisione e Mutazione di massa hanno un contenuto pressoché identico. Al loro interno ci saranno anche 22 segnalini Ember, 22 segnalini danno e 44 segnalini status suddivisi come segue. Per lo starter dell'era dell'ascensione troverete anche 26 segnalini Ember, 24 segnalini danno e 44 segnalini status ripartiti in questo modo. Ed infine, nello starter del richiamo degli arconti, il suo contenuto prevederà anche due mazzi introduttivi, Fulgido Argus il Supremo e Miss Onyx Censorius, 26 segnalini Ember, 10 carte status forza, 10 carte status stordito e 22 segnalini danno così distribuiti. Sono certo che avete notato delle discrepanze tra i vari set. Ad espansione specifica appartengono contenuti specifici. Ma a cosa dobbiamo queste differenze? L'evoluzione del kit. Nello starter del richiamo degli arconti, oltre ai deck unici, l'aggiunta dei mazzi introduttivi poteva aiutare i giocatori a capire le meccaniche base del gioco. Ed avendo a disposizione 4 mazzi e non 2 come i 7 che sono venuti a seguito, si potevano coinvolgere più persone ad iniziare a giocare. I segnalini Ambra e Danno, assieme alle chiavi e ai segnavincoli, hanno sempre trovato largo uso nel gioco, e nel primo set essi sono più grandi dei segnalini degli starter successivi. Per indicare invece l'aumento della forza o lo status stordito di una creatura si ricorreva ai segnalini di fortuna, come le più comuni pietre da acquario, o addirittura, nel caso dello stordimento, semplicemente si girava la base della creatura verso l'avversario. Almeno così facevo io dalle mie parti, era un modo snello e veloce di giocare. E quindi, così facendo, le carte status contenute nel primo starter sono già nate obsolete. E ciò è stato dimostrato, perché dalle carte siamo passati ai token. Infatti, nel set dell'era dell'ascensione sono stati introdotti i segnalini in cartone dell'aumento forza e dello stordimento, cancellando definitivamente l'idea dello status sotto forma di carta.
E così il secondo atto del gioco di mazzi unici al mondo ha reso meno ingombrante il modo di giocare a Keyforge. Ma dove si va ad aggiungere qualcosa bisogna togliere altro, e così oltre le carte status anche i mazzi introduttivi ci hanno salutato, lasciando spazio alla semplice coppia di mazzi unici contenuti in ogni set e riducendo le dimensioni dello starter a quelle che conosciamo tutti. Così è stato per i 6 mesi successivi, fino a che con Mondi in Collisione, oltre a 2 casate in più che sono comparse sul crogiolo, sono state aggiunte anche 2 nuove meccaniche, Adirato e Protezione. E quindi nel nuovo starter possiamo trovare anche queste 2 nuove tipologie di token che si vanno ad aggiungere alla collezione. In più, piccola menzione d'onore, la terza espansione ha introdotto in maniera esclusiva anche il Premium Box, che non tratteremo in questo video, ma dove sono contenuti i segnalini scudo. Infine, arrivando allo starter di mutazione di massa, il contenuto, come già detto precedentemente, è pressoché identico a quello di Mondi in Collisione. Conclusioni. Per lo starter di Il richiamo degli Arconti mancano dei segnalini che possono facilitare l'esperienza di gioco, le carte status non verranno utilizzate, anche volendo, e i mazzi introduttivi non so fino a che punto verranno giocati, ripetendo che, avendo già a disposizione 2 mazzi unici, sarebbe preferibile imparare a giocare con quelli, invece che con dei deck precostruiti. Il suo prezzo di mercato è di 40 euro e ciò lo rende lo starter più costoso finora mai pubblicato per Keyforge. Lo consiglio per chi sta iniziando a giocare? La risposta è no, a meno che non siate dei collezionisti. A quel punto, buon acquisto! Lo starter set dell'Era dell'Ascensione è sicuramente una scelta migliore, anche se pecca di mancanza di segnalini protezione da Adirato. Segnalini che, soprattutto il primo, vengono utilizzati spesso se si vuole giocare un'espansione che va dalla terza in poi. Poi mettiamoci anche che la seconda è sempre stata bistrattata come edizione. Io per primo l'ho fatto, ma mi sto ricredendo, un passo alla volta. Il suo prezzo di mercato è di 25 euro, ben 15 in meno rispetto al suo predecessore. Essendo comunque una delle espansioni a mio parere più bilanciate del gioco e avendo le meccaniche Alpha e Omega che hanno visto la luce grazie a questa espansione, purtroppo anche per questo set la risposta è no, non conviene acquistarlo. Ma anche qui, se siete dei collezionisti, ordinatene uno per mostrarlo in bella vista sullo scaffale. Il set di Mondi in Collisione invece ha tutto quello che serve a 2 giocatori per giocare senza preoccuparsi di nulla. Al suo interno sono presenti tutti i segnalini necessari e gli strumenti per un'esperienza di gioco piacevole. Il suo costo è di 25 euro e sì, lo consiglierei per l'acquisto, però con un asterisco. Prendetelo, anche se vi mancheranno delle meccaniche da dover conoscere e solo se in mancanza dello starter di Mass Mutation. Infatti la mia scelta numero 1 per l'acquisto di uno starter di Keyforge è per il set di mutazione di massa. Oltre ad avere tutto ciò che serve a 2 giocatori per giocare in tranquillità, introduce anche Keyforge a nuove meccaniche e creature, ideate appositamente per il 4° capitolo. Il suo costo è di 25 euro e per voi che state iniziando a giocare deve rappresentare la prima scelta. Quindi sì, vi consiglio assolutamente l'acquisto. Nota bene, se avete in mente di iniziare a giocare a Keyforge e state pensando di acquistare uno starter, date una voce alla pagina Facebook di Keyforge Italia, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Questo perché vi verranno dati dei consigli in tempo reale anche sull'attendere eventuali nuove espansioni in uscita a breve. Infatti, se ad esempio si sa che tra una settimana il 5° capitolo aprirà i battenti, è consigliabile aspettare per acquistare direttamente l'ultimo aggiornamento. Quindi il mio consiglio è: conviene sempre acquistare il set dell'ultima versione di gioco appena uscita o che sta per uscire a breve. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e sostenere la community. In più in descrizione potrete trovare la wiki con tutte quante le carte di Keyforge pubblicate finora. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere un determinato effetto, per ogni carta c'è una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!